Voi, figli di Sion, gioite, rallegratevi nel Signore vostro Dio, perché vi dà la pioggia d'autunno in giusta misura e fa scendere per voi la pioggia, quella d'autunno e quella di primavera come prima. Oggi davanti al candelabro a sette braccia acceso dalla luce sapiente di Dio troviamo un profeta il cui nome significa Yahweh è Dio. Sto parlando infatti di Gioele, un uomo che ha raccolto il mandato parlando da parte di Dio in un momento difficile della storia di Israele. Il periodo storico è incerto, ma non il dramma che la terra e i suoi abitanti sono chiamati ad affrontare. L'invasione di locuste e cavallette, la devastazione di raccolti e la secca di fiumi e ruscelli sono solo alcuni drammi di una terra e di un uomo che grida. Il grido di un popolo smarrito, il grido del suo popolo è il grido che non rimane mai inascoltato. Ecco le esortazioni che ci racchiudono in ascolta, svegliati dall'incanto di altri dei. Oggi direi svegliati dall'illusione, da ogni illusione che la società di oggi ti propone. Piangete e lamentatevi prendendo consapevolezza dell'abbondanza persa e tornate a me con tutto il vostro cuore, dice il Signore. Tornare a casa con un cuore e una mente rinnovata, tornare a casa riordinando il nostro tempo per stabilire la priorità più importante della giornata, che è quella di ricominciare ogni giorno con Dio. E questa è la posizione che ci permette di gioire e rallegrarci nel Signore. La promessa è visibile, quasi si tocca con mano perché lo sguardo è rivolto verso la via della vita. La pioggia d'autunno e di primavera cadrà facendoci sentire il profumo della terra bagnata, il profumo di una natura che si risveglia. Che il nostro cuore, la nostra mente, possano essere nutriti dalla sola pioggia di Dio per avere gioia e rallegrarci nel Signore tutti i giorni della nostra vita. Buona giornata.